Benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. Oggi parliamo di un argomento molto affascinante. Parliamo di una montagna sacra, o perlomeno di un progetto per far sì che una montagna diventi sacra. E ne parliamo con uno dei promotori di questo progetto, che è Tony Farina, consigliere Parco Nazionale del Gran Paradiso. Benvenuto. Grazie. E abbiamo il nostro ospite abituale, Enrico Morriconi, garante diritti animali della Regione Piemonte. Grazie. Benvenuto. Allora, illustriamo questo progetto perché è interessante. Io ho subito aderito perché mi è piaciuto come proposta. In effetti sta suscitando, almeno a livello mediatico, parecchio interesse, se non altro per questioni di curiosità. Sì. Ecco. Ma io sono consigliere del parco da 4 anni. L'anno prossimo il parco fa i 100 anni di vita, che sono un bel traguardo. Infatti, il parco è stato istituito nel 1922 e insomma ci saranno diversi eventi, convegni, feste di tutto un po' per il centenario, che tra l'altro è festeggiato assieme al Parco Nazionale d'Abruzzo, che è quasi coetaneo del Gran Paradiso, quindi un evento nazionale, Alpi e Appennini uniti in questa ricorrenza. Il rischio è che poi ci siano molte parole, insomma, tanti bei proponimenti, ma che questo compleanno lasci poi nulla o molto poco perché la questione non sono tanto i 100 anni passati, ma che cosa accadrà nei 100 anni Certo, futuri, e questo il problema è il futuro. E siccome credo che i parchi hanno fondamentalmente quello di compito di costruire il futuro, e questo futuro ha delle possibilità se Homo sapiens, questa specie così invasiva, si pone dei limiti. E certo. i famosi limiti allo sviluppo non è un'invenzione di oggi, se ne parla da No. decenni. Però è una questione molto complessa, è una questione anche molto culturale, e quindi Certo, è abbiamo una questione anche morale, no? morale, culturale, etica, certamente, economico, sociale. L'idea nasce appunto dalla necessità di creare consapevolezza e sensibilità sulla questione del limite. Certo, cosa prevedete di fare con questo progetto? Allora, noi avremmo individuato nel Parco del Gran Paradiso, sul crinale delle due regioni, perché il Sì? Gran Paradiso interessa Piemonte e Valle d'Aosta, una montagna. All'inizio non c'era idea di quale potesse essere la montagna, prima abbiamo pensato al progetto, poi è arrivata anche la montagna, sulla quale invitiamo appunto la specie Homo sapiens a non salire più. Ah, non è che si può vietare, però è un invito È più un che invito, altro. no? Nessun divieto, ecco, questo ci Certo, tengo a dirlo, perché certo. poi è subito scattata anche a livello mediatico, ma no, basta divieti, vincoli, eccetera. No, è un progetto culturale ed è una semplice esortazione a non salire più, come forma di io mi do Di un rispetto limite, di anche. rispetto. Di rispetto che in questo modo si concretizza col fatto che io non ci metto, io, Homo sapiens, non ci metto più piede. Anche per lasciare che l'ecosistema possa progredire Insomma, serenamente, lasciare quella cima agli altri viventi, no? Ecco, visto che noi, esatto. bene o male, sul globo terracqueo abbiamo messo piede in modo violento un po' Invasivo, sì. ovunque. Ecco che in un parco che compie 100 anni, che tra l'altro si chiama pure Gran Paradiso, ci sembrava che potesse essere una Ecco, cosa interessante. introduco anche il nostro ospite Enrico Morriconi, che ci sono degli argomenti che si legano, perché quando si parla di ecosistema, di rispetto per gli altri esseri viventi, lì è il tuo campo, no? Sì, certamente. C'è una parola, l'ospite ha detto l'importanza, no, delle parole, e io pensavo che noi abbiamo una parola che è importante quando si parla di parchi, ed è la valorizzazione. Cioè, il nemico della proposta di una montagna sacra, che richiama alla difesa, alla tutela di tutto l'ambiente, compresi gli animali, e il concetto che adesso sta galoppando della valorizzazione, quando per valorizzazione però si intende
l'intromissione pesante, esatto, delle attività umane, e quindi esattamente, esattamente il contrario di quello che si pone, l'obiettivo che si pone con il progetto della montagna sacra. Ed è chiaro che, diciamo, se noi pensiamo alla tutela di tutti gli esseri viventi, sia vegetali che animali, è chiaro che l'idea di avere un luogo in cui sia rispettata questo approccio sarebbe fondamentale. Mi sembra di ricordare che, ad esempio, in Giappone sulle colline a Kyoto non ci sono costruzioni. Kyoto viene paragonata a Torino, no? C'è la collina di Kyoto, è assolutamente priva di costruzioni. Se noi la paragoniamo con le nostre colline, che diventano luoghi di antropizzazione spinta, capiamo l'importanza di interventi volti a salvaguardare e a valorizzare la natura in sé. Ecco, e quindi questo progetto è un progetto essenzialmente di tipo morale, culturale, di rispetto. Certo. E quello che dicevo prima fuori onda, che le chiedevo, io mi sono occupata mi sono schierata a fianco degli Apaci e anche degli africani del Camerun per difendere delle montagne sacre all'ONU, abbiamo portato il caso all'ONU. Queste montagne avevano comunque sempre un simbolo, si riferivano a dei miti ancestrali anche. Ad esempio, gli Apaci dicono che nel loro monte sacro, che è Mon Gram, risieda il loro danzatore spirituale. Ecco, come si può legare questo aspetto a questa montagna sacra? Ci vuole un simbolo, forse? Da creare. È interessante. Voglio dire, io non sono un antropologo, ecco, e neppure un sociologo, però il termine sacro è un termine importante, un termine potente, che implica, e difatti ha suscitato una vivace discussione, anche molte comprensibili perplessità. Io stesso ero perplesso. Ah. Comunque, prima di veicolare, di comunicare questa idea, io ho sentito diversi pareri di persone competenti in materia, antropologi, sociologi, storici, anche in campo religioso, e devo dire che ho trovato supporto in questo. Se si va sulla pagina web dove è comunicato, ci sono alcuni commenti che si riferiscono anche alle cose che diceva lei, scavando indietro nei secoli. Il termine di sacralità è antecedente alla cristianità e non appartiene a nessun tempo, fra l'altro. In questo caso si tratta di una sacralità forse un po' diversa, perché è legata proprio a una questione di futuro. Alla natura. Alla natura, ma al legame natura Homo sapiens, ma soprattutto al fatto che Homo sapiens si salva solo se si salva l'ecosistema che ci sta intorno, e di qui il concetto di limite è fondamentale. Supportare questo progetto con tutta una serie di appigli anche mitici è molto interessante. Dipenderà, perché adesso questo progetto ha delle scansioni, ha dei momenti, bisognerà vedere che cosa in realtà poi ne faremo. Certo. Cioè, una volta, però, visto che nel comitato ci sono molte personalità importanti, anche sono filosofi, antropologi, certo. Quindi già questo depone a favore del progetto. Certamente sì, e ci sono però ancora dei tasselli molto importanti da aggiungere, magari di questo poi ne parliamo. Sì, sicuramente, anche perché è una cosa importante. Mi ricorda molto l'ecospiritualità. Noi spesso parliamo di ecospiritualità in questa trasmissione, perché la natura insegna molte cose. La natura è un riferimento, come diceva lei, anche molto precedente delle religioni storiche. Ne abbiamo un esempio tra i popoli indigeni che si rifanno proprio a questo concetto di ecospiritualità. E quindi mi sembra molto legato anche questo argomento. Sicuramente, certamente sì. Adesso il discorso riguarda che cosa accadrà. Noi stiamo in questa fase, stiamo raccogliendo adesioni sulla pagina web che l'alpinista tra i fondatori di Mountain Wilderness, Alessandro Goni, ha messo a disposizione. C'è un modulo molto semplice da compilare per aderire. Abbiamo un po' attualmente siamo a 600 adesioni, il nostro obiettivo è di arrivare a 1000.
questo è un po' un traguardo intermedio, insomma, certo. Ci stiamo ponendo, di qui l'invito a tutti quelli che hanno aderito a far aderire l'amico, insomma, una cosa così, perché l'intenzione è l'anno prossimo di uscire, Covid permettendo, all'esterno pubblicamente. L'idea di fare una presentazione pubblica al Museo della Montagna a Torino, perché tra l'altro anche il Club Alpino ha aderito, quindi quella dovrebbe essere il primo momento pubblico, a questo dovrebbero poi seguire momenti pubblici in loco, e questa è la fase fondamentale ma anche più critica, perché certo. Chiaramente il progetto ha un valore ben diverso se c'è una condivisione da parte delle comunità locali. Assolutamente. Interrompiamoci un attimo per la pubblicità. Torniamo a noi. Ecco, lei è ambientalista, si è occupato, ha intrapreso una battaglia contro le Lischi. Parliamo anche di questo. Oddio, questo è... io vado in montagna da sempre, frequento la montagna in tutte le stagioni, compresa la stagione della neve. E anche la stagione, tra virgolette, del silenzio, almeno così dovrebbe essere, insomma. Sulle Alpi ci sono chilometri e chilometri di piste attrezzate per lo sci di discesa, quindi che ha anche un valore economico importante. A questa attività si sono aggiunti negli ultimi 20 anni, si è aggiunta una variante che deriva da altri continenti, penso al Canada ad esempio, che consiste nel trasportare gli sciatori in quota che poi scendono in terreno non attrezzato. Sì. Ovviamente questo confligge intanto con chi frequenta la montagna in modo diverso, è inevitabile, certo. E poi è evidente che è un'attività che a mio avviso va al di là del limite, certo. Insomma, almeno certo. Sulle Alpi sicuramente. In Italia manca una legge nazionale che regoli questa attività, a differenza delle altre nazioni dell'arco alpino, l'Italia si arriva sempre dietro. E questo lascia un po', diciamo che lascia le regioni libere a loro volta di legiferare in materia, ed è una cosa che ha fatto anche il Piemonte con una legge precedente che poneva alcuni limiti. Recentemente è stata approvata un'altra legge che supera questi limiti, esatto. E, insomma, Mountain Wilderness è un po' la Greenpeace della montagna, ha delle campagne, una delle campagne... Ci sono state appunto, varie manifestazioni. Sono state diverse manifestazioni in Piemonte, in Val d'Aosta, nelle Alpi orientali, esatto. Sempre ecco, contro questo qui tipo di attività. Un po' anche, tocca un po' anche il tuo tema, Enrico. Cioè, l'eliski danneggia anche gli animali, no? Perché... Sì, in realtà secondo me il discorso è un pochino più complesso, però ovviamente c'è un impatto, certamente c'è un impatto abbastanza. Allora, l'impatto sugli animali c'è relativamente alla situazione sul territorio, cioè nel senso che oggettivamente a certe altezze è difficile immaginare vite animali. Questo dobbiamo dirlo, però sicuramente nello spostamento dell'elicottero fa rumore, quindi può passare in zone dove ci sono degli animali che possono essere disturbati. Il problema, diciamo, fondamentale rimane sempre quello dell'aggressione degli ambienti naturali da parte dell'essere umano. Io personalmente ricordo che 30 anni fa, una volta, quando ancora sciavo, al Sestrier un lunedì è arrivato l'elicottero del mitico avvocato che tutti a Torino conoscono, che scendeva dal Motta, dove però si arrivava anche con con lo skilift, quindi voglio dire a quell'epoca era stato un antesignano, no? Certo. E adesso è diventato proprio una ma anche un po' una ricercatezza, un ricercare un qualcosa di diverso, un'emozione, però purtroppo la società attuale spinge verso queste, certo. E allora il concetto invece del recuperare la naturalità viene superata da che cosa? Dall'idea dell'artificio, del superare il limite. Esatto. Sì, siamo sempre lì, il discorso di limite, dove ci fermiamo, fin di dove andiamo, riusciamo a riservare degli spazi anche d'inverno?
Esatto. Ma non solo in elicottero, perché poi il discorso va anche oltre. Oggi si travisa molto questo concetto di libertà, montagna vuole libertà, la si lega all'altra industria che è quella del no limit, insomma, secondo me bisogna individuare, lasciare degli spazi senza la nostra presenza. Questo ovviamente con l'elicottero o con le motori certo. Vale di più, ma non solo. I parchi nascono anche per questo, cioè, fra un po' nel Gran Paradiso si affronterà la questione del regolamento, il Gran Paradiso manca di un regolamento aggiornato. Ma lei è consigliere. Sono consigliere, quindi affronterò ed è una questione molto spinosa, basta pensare al discorso camminare o uscire dai sentieri. Qui si tocca, noi andiamo in montagna, vogliamo essere liberi, ma liberi la nostra libertà evidentemente lede la libertà di altri viventi che esatto. In un parco dovrebbero essere prioritari. Esatto. Ci sono delle aree naturali protette, penso al Parco Valdostano del Monte Avicchio, dove c'è un regolamento che dice non si esce dai sentieri, tu cammini lì, dopodiché ti limiti a guardare intorno. Certo. E secondo me questo è fondamentale in quelle zone. Quindi c'è proprio un discorso di rispetto globale, culturale, è una mentalità, cioè si tratta certo. Di cambiare la mentalità delle cambiare persone. Cambiare l'approccio, esattamente, esattamente. Pensare che ci sono, tra l'altro è anche una strategia della comunità europea, quello di lasciare delle zone intoccate, esatto. Perché per la tutela della biodiversità si tutela se creiamo certo. Delle reti, certo. Famose reti ecologiche. Se non garantiamo una connettività ecologica, le specie degradano, per quindi forza. È fondamentale questo atteggiamento. No, dicevo che non ci sono già degli esempi che si portano le persone per pranzare nei rifugi con le motoslitte, sì, certo, anche certo. Lì un'aggressione sì, del sì, mezzo sì, meccanico certo. sulle montagne. Sì, per sì. Quanto riguarda le digitazioni, i collegamenti, i corridoi, chiamiamoli come vogliamo, questa qui è una battaglia che facciamo da più di 20 anni e non è mai riuscita a sfondare, cioè non riusciamo, perché il discorso fondamentale è quello esattamente di mettere in collegamento le aree protette per permettere sia alle specie vegetali che agli animali di prosperare, di salvarsi. Esatto. Cioè i parchi hanno un limite, esatto. Parlando di limite, che sono i loro confini. Però lo scopo dei parchi è quello anche di creare cultura esatto. E soprattutto di... cioè devono portare questo messaggio all'esterno, adesso sono ancora dei fortini aggrediti dall'esterno, invece bisogna invertire questo approccio. È un discorso di pianificazione globale, bisogna introdurre nei piani regolatori davvero il concetto di rete ecologica. Pensiamo a tutti i fossi irrigui che un tempo caratterizzavano le zone di pianura, ogni fosso irriguo se non cementificato era un corridoio. Bisogna ripristinare questa rete, che è anche una rete paesaggistica, poi, certo. Che poi ne guadagna anche il paesaggio, anche il turismo, certo. Certo. È un discorso globale, ecco qui, Stopolischi in marmolada. Sì, lo vediamo. Anche i fossi sono stati una delle battaglie perse per colpa dei trattori grandi, perché l'intubo... E poi non solo c'è il problema... della perdita della natura, ma l'intubazione dei fossi facilita anche le esondazioni. È tutto collegato. È tutto certo. Collegato. E quindi è proprio una mentalità che va cambiata. Purtroppo siamo già alla sesta estinzione di massa, ci siamo già dentro sì. E non so quanto si possa tornare indietro, perché siamo sull'orlo di un baratro, diciamocelo, non vorrei fare la pessimista, però mi sembra che sia così. Cosa si può fare? Cosa si può fare? Beh, cosa si può fare? È un bel argomento. Il discorso della montagna sacra è un discorso simbolico, ovviamente, esatto. Che tra l'altro è importante dire che nelle Alpi occidentali è una novità assoluta, per questo suscita anche una certa curiosità mediatica. Però bisogna fare in modo che questo sia acquisito anche dalle comunità locali. Noi certo. Ci stiamo provando, abbiamo avuto un incontro con il giovane sindaco di Ronco, perché il Monveso si trova nel comune di Ronco, per Monveso quanto riguarda di Forzo, Monveso di Forzo, sì, di Forzo, perché si trova alla testata della Valle di Forzo, una valle laterale della Val Soana che è una valle molto integra, fra l'altro, però il comune coinvolto è Ronco, abbiamo avuto un incontro con alcuni abitanti lì della valle, è stato un colloquio costruttivo, penso, bisognerà andare oltre, tra l'altro... questo progetto potrebbe avere anche, sicuramente potrebbe avere delle ricadute anche
turistiche, per la creazione di un turismo diverso, di qualità, certamente. Io penso però a percorsi sacri. Se non vogliamo che, che la gente vada su quel monte, come può essere un'attrazione turistica? Ah no, tu passi sotto, c'è il sentiero. Cioè, è il discorso di rimanere sul sentiero. Ah, okay. Cioè, io credo che sia fondamentale che nei parchi naturali si rimanga sui sentieri. Giusto. E quindi passi sotto le montagne, ci sono delle vie storiche, voglio dire, nel Vallone di Forza c'è una mulattiera ultra storica che collega il Piemonte alla Val d'Aosta attraverso un colle alto che passa proprio sotto quella montagna. È una mulattiera degradata, si potrebbe ripristinarla, farla diventare un cammino moderno legato a questi aspetti. Ci vuole un simbolo, secondo me, bisogna studiare il simbolo. E non deve essere, secondo me, religioso, perché dobbiamo andare indietro nel tempo. Certo. Penso che questo progetto possa far gola a molti e magari potrebbe esserci anche il rischio che ci mettano le mani sopra. Bisogna evitare la banalizzazione, cioè, perché c'è questo rischio, ne abbiamo parlato, siamo consapevoli, evitare questa deriva assolutamente. Sì. Questo sì, cioè, perché l'argomento è fondamentale, è importante, quindi evitare una serie di derive, questo sì, cerchiamo di fin da ora di arginare questo aspetto. Enrico, cosa puoi ancora dire su questo argomento? In fondo è molto legato anche a quello di cui ti occupi, la tutela degli animali, la tutela dell'ambiente. No? C'è da dire che il simbolo della montagna sacra è un esempio che sarebbe importantissimo se fosse raccolto nel suo significato di condividere la difesa di tutti i viventi, esatto, e di interrogarsi noi come esseri umani sulle conseguenze delle nostre azioni. Adesso ogni tanto si parla di analisi del ciclo globale di un'attività. Dovremmo fare un'analisi del ciclo globale di tutte le nostre scelte, perché noi ci troviamo ad affrontare delle situazioni nelle quali produciamo dei danni senza rendersene conto, e soprattutto il danno che noi continuiamo sempre a ripetere e a riproporre è quello della antropizzazione, quella della prevalenza dei nostri, perché prima si parlava di libertà, c'è questo concetto della libertà individuale, per cui quello che io credo, voglio fare, diventa la mia libertà e nessuno me lo può impedire. Se io voglio andare negli ski, nessuno me lo può impedire, e se qualcuno prova a dire ma ci sono dei limiti, ci sono dei problemi, viene subito accusato di voler privare la libertà, perché non siamo più in grado di capire che la libertà è anche rispetto degli altri, quindi diceva della natura. È la libertà di comportarsi bene, questa frase è un po' retorica, un po' datata, ma è sempre valida. Si dicono che siamo retorici. Purtroppo siamo in chiusura, il nostro tempo sta per terminare. Io volevo far vedere, ecco, questo libro, uno dei libri che lei ha scritto, Grandi scoperte a piccoli passi, mi sembra che sia rivolto ai bambini, vero? Sì, è interessante questa cosa. Sono camminate scritte per bambini con delle storie. Ecco invece, per aderire al progetto Montagna Sacra, vogliamo ricordare il sito? Bisogna andare sulla pagina, su Gogna Blog, Gogna, Alessandro Gogna, lì si trova, c'è una sottosezione Sherpa, esatto, e lì c'è in alto, si digita Montagna Sacra e si apre subito. Perfetto. Il progetto sintetico, di lì si va al progetto completo, anche in lingua inglese, c'è l'elenco dei sottoscrittori. Benissimo. Il comitato promotore e soprattutto questo modulo. Benissimo. Dove aderire. Allora, ringrazio i nostri ospiti, Toni Farina e Enrico Morricone. Grazie a lei. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e alla prossima. Grazie. Buongiorno a tutti.